politicante si dondolava sopra il filo di una ragnatela e ritenendo la cosa interessante andò a chiamare un altro politicante. Io ho tante informazioni, però false indicazioni. Io ho tante informazioni, aggiornamento giornaliero da TG Parlamento. Scrivo su autonomamente se voglio l'autonomia dell'Italia dell'Ovest contro ancora la donna e la mia mente autonoma non è un'automa, ma è monotonia. Non seguo la politica per essere di parte, ne sono parte in causa, ma farei causa pure alla mia parte. Ne parte per la tangente, la parte dell'imprenditore che parte la tangente e basta. La parte cipazione, la corruzione per definizione di due persone, tranne che nel caso Mills si è corrotto da solo, ci basta come risposta. E a me sta bene ma non sto bene perché mi mancano le skills. Ascoltatore, la politica mi evoca bei ricordi tipo il cognome di Bocchino. E non sono un fumatore, più che l'auto blu c'è un autopasto dove mangiano il festino con ragazze che si bagnano. Ma mica piove, ma che cazzo vuol dire escort? Non fan parte della scorta di Belpietro che spara alla porta per un finto attentato. L'attentatore non esiste tranne che per porta a porta, vendita porta a porta, porta la Vespa e vaffanculo. Ho tante informazioni però false indicazioni. Io ho tante informazioni però false. Intimo loro, onestà e trasparenza, ma l'unica loro trasparenza è quella dell'intimo della squillo. E sarebbe troppo banale parlare ora di cellulare, ma preferisco l'anarchia a sto schifo come Joe Squillo. L'infamazione è mezzo stampa, ma la stampa non è più il mezzo di comunicazione dell'invenzione delle email. Il giornale stampa una copia, chi lo copia? Meglio Sallusti ad Ustica schiantato nella terra di mezzo da un guardrail. Notizie fittizie come quella sull'ONU e i gay, senza riportare la puntuale smentita. Il loro ritardo è solo mentale se difendono un igienista dentale sotto una mentita spoglia rellista. Non sei veramente libero anche se scrivi su Libero, mi facci è sgrammaticato, quindi me ne libero. L'etimologia della morte nel simbolo di Ado, ironia della sorte Rupi, e il caso capita un lato con un senso di onestà molto lato, nel senso che ha lato dell'onestà. Come sta con uomini di mare in barca col peso tutto sul lato, e ciò che manca all'Italia è l'onestà in senso lato. Ho tante informazioni però false indicazioni. Io ho tante informazioni però false. Travaglio prescritto, non rinuncia alla prescrizione, no. La denuncia di Previti lo ha messo nell'iscrizione degli indagati poi condannati. Come chi lui detesta, ma se decapito la sua testa finisco con i dannati. Santoro non è né santo né oro, spiega indagini giudiziarie con dei cartoni animati. Ma se ospiti sgarbi è ovvio che finisca a cartoni. Ma non è che un'anima anche se hai ospiti animati. Dell'Utra entra in politica per non farsi arrestare. Cuffare un segno ai figli, ma come farsi arrestare? E rispettare una sentenza facendosi rispettare. Scemo io che pensavo gli insegnasse a non fare il criminale. I politici sono come i denti, quelli senza giudizio sono i più incisivi. Loro sono una finestra per la massa, ma la mia massa controlla i loro segreti nascosti da terminale come con gli applicativi. Per terminare bisogna determinare il punto senza costi aggiuntivi, vedere se ci arrivi. Il nostro stato è malato, io non ci punto, punto perché è uno stadio terminale come gli arrivi. Elliot, l'unica cosa buona dell'occupazione in Iraq è che ha smascherato la cospirazione per perpetuare la cultura e l'imperialismo economico americani. Che ne pensi, JD? Puoi scusarmi un secondo? Hai rotto il nostro patto di non leggere i giornali. Carla, mi obbliga, neanche li sfoglierei se non fosse per le vignette. Beh, certo, le vignette non contano. A proposito, hai letto quella di Sansone? Che forza! E questo è il bello di Sansone, pensa sempre in piedi. Vorrei dire sulle zampe. Hai ragione, scusa. Beh, JD? La guerra? Non ho tempo per questo, Elliot. Devo trovare un appartamento. Appartamento.